tutti e benvenuti alla presentazione del corso di laurea in progettazione dell'architettura. Sono Andrea Campioli, docente di tecnologia dell'architettura e coordinatore del corso di studio. Il corso di laurea in progettazione dell'architettura ha come obiettivo quello di formare architetti, fornendo agli studenti le conoscenze, le competenze tecniche e la consapevolezza culturale per progettare e costruire le città del futuro e per essere gli attori dei processi di trasformazione dell'ambiente costruito. Il corso ha durata triennale ed è attivato nelle sedi di Milano, di Mantova e di Piacenza. Vi accedono ogni anno un migliaio di studenti, circa un quinto dei giovani che in Italia si iscrive a un corso di laurea nell'ambito dell'architettura. Il percorso di studi si svolge in un clima di apertura internazionale, con la presenza di numerosi professori stranieri e con percorsi tenuti in lingua inglese nelle sedi di Milano e di Piacenza. Il progetto di architettura è un'attività complessa che deve essere affrontata facendo convergere saperi di tipo umanistico e saperi di tipo scientifico e approfondendo diverse scale problematiche dimensionali, da quella dello spazio urbano a quella del dettaglio costruttivo. Nel percorso formativo vengono pertanto affrontate le conoscenze, i metodi e gli strumenti necessari per affrontare adeguatamente il progetto del paesaggio e degli interventi di trasformazione della città, il progetto architettonico alla scala dell'edificio, il progetto della conservazione e valorizzazione del patrimonio costruito, il progetto degli spazi aperti e degli interni. Il progetto è dunque al centro dell'articolata esperienza didattica che proponiamo, che si fonda sull'integrazione di due momenti peculiari della formazione dell'architetto, quello del sapere e quello del saper fare. Il sapere è affrontato all'interno dei corsi teorici, che sono il luogo dell'approfondimento delle numerose discipline che convergono nel progetto, come la storia dell'arte e dell'architettura, la rappresentazione, la composizione architettonica, l'urbanistica, la matematica, la tecnologia dell'architettura, la conservazione dell'edilizia storica, l'analisi delle strutture, la fisica tecnica, la valutazione economica. Il saper fare è invece affrontato nei laboratori, che sono il luogo dove si sperimenta l'integrazione dei diversi saperi disciplinari nella pratica del progetto, imparando a progettare i luoghi nei quali abitiamo e mettendo alla prova l'attitudine alla discussione delle idee, alla collaborazione operativa e alla condivisione delle responsabilità delle scelte e degli esiti. Tutte soft skills indispensabili nell'attuale contesto delle professioni legate all'architettura. Ogni laboratorio affronta il progetto da una particolare prospettiva. È previsto un laboratorio di progettazione architettonica in ognuno dei 3 anni di corso, a cui si affiancano un laboratorio di urbanistica al primo anno, un laboratorio di costruzione dell'architettura al secondo e un laboratorio di conservazione dell'edilizia storica oppure di progettazione dell'architettura degli interni al terzo anno. A chiusura del percorso formativo viene proposto un laboratorio di progettazione finale, nel quale lo studente ha modo di sviluppare un progetto fortemente caratterizzato dall'integrazione di diverse discipline e conoscenze. Il corso di laurea mette in campo per gli studenti del secondo anno un programma di approfondimento digitale, denominato DigiSkills, dedicato alla modellazione tridimensionale dello spazio architettonico. L'offerta didattica si inquadra nel vivace contesto culturale della Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni e del Politecnico di Milano nel suo insieme, che propone molteplici e continue occasioni di incontro pubblico con maestri dell'architettura e con esponenti del mondo delle professioni e del sapere di livello internazionale. I laureati possono accedere senza debito formativo a tutti i corsi di laurea magistrale in architettura attivati presso il Politecnico di Milano o in altri atenei italiani o dell'Unione Europea. Dopo il conseguimento della laurea triennale, si aprono anche interessanti prospettive lavorative sul fronte dell'attività di progettazione e direzione lavori relativa a costruzioni semplici e a interventi di manutenzione e riqualificazione. Infatti, a seguito del superamento dell'esame di Stato, potrete iscrivervi all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori nella sezione B
settore architettura, con il titolo Architetto Junior. Potrete anche collaborare all'attività di progettazione e direzione lavori in interventi complessi all'interno di società di progettazione di piccole, medie e grandi dimensioni. Un'ulteriore opportunità di lavoro è poi costituita dal supporto operativo all'interno delle strutture tecniche di enti pubblici o privati impegnati nella progettazione, gestione e controllo del costruito e dei relativi processi di trasformazione. I requisiti indispensabili affinché uno studente possa seguire con successo e soddisfazione il corso di laurea in progettazione dell'architettura sono due. Innanzitutto la curiosità. Curiosità per l'architettura, curiosità per il mondo che ci circonda, ma soprattutto curiosità per tutto ciò che ancora non sappiamo. Poi la fiducia. Fiducia nel futuro, fiducia in una società equa e capace di rispettare e difendere l'ambiente, fiducia nella possibilità che l'azione progettuale sia capace di immaginare e costruire spazi e luoghi congeniali al nostro bisogno di stare, di vivere e di abitare. Una sfida ambiziosa, soprattutto in questi tempi difficili, ma una sfida che tutti i nostri studenti saranno chiamati ad affrontare. Con l'auspicio di darvi nuovamente il benvenuto come studenti iscritti al nostro corso di laurea, auguro a tutti voi un buon lavoro.